regia è cattiva, però la regia è cattiva, ci mostra subito questa esultanza, questo meme. Quel giocatore non riceve una gomitata sulla gola o sui denti, la riceve alla spalla. Prende il gomito che serve per spostare il giocatore. Il giocatore sta 10 minuti, ma adesso la faccio grande, sta 10 minuti per terra, l'azione si svolge, passa di qua la palla, arriva dall'altra parte e poi ritira la traversa. Il giocatore non ha subito quel fallo che deve stare a terra. Se si rialzava e andava a contrarre il giocatore dell'Inter, il gol l'Inter non lo faceva. Per un fallo molto più grave, secondo me, del Giroso Sanchez, ci ha perso un campionato Ah, nella sì. partita con Milan. Questo è vero. Quello proprio fu un ballo Se netto. si era alzato il No, giocatore, il per gol non lo faceva lì perché un altro andava a contrarre campionato proprio su quella perso. Zona lì. Siccome si stanno per terra, il calcio è finito, ormai siamo No, così, secondo non è me più calcio. il VAR elimina il 90% degli errori, però secondo me è troppo pignolo tante volte. Sì. Va troppo da pignoli che va un po' a far sì che i giocatori ne approfittano. Se avevamo il VAR in Serie B, sapete se era prima con 5 punti di distacco sulla seconda? Sì, a 42 stavamo, come gli anni di Fedeli. No, perché adesso non ce l'hanno a rigore. Con Roma City ti permettono di giocare con le mani. Senigallia fa il VAR. A Chieti fanno giocare 10 minuti in più. È una regola matematica semplice. Se mancano 2 minuti, da quando riprende il gioco non puoi far giocare 3 minuti. È matematica. A Chieti abbiamo giocato 10 minuti in più. Danneggia sempre noi, però. Ah, certo, è chiaro, sempre. È un difetto delle barre, però rimedieranno, immagino. Si è accesa anche Alexa. C'è l'intelligenza artificiale nel telefono di Nazionale. E con l'intervento dell'intelligenza artificiale direi che possiamo salutarci.